Presentato a Palazzo Lascaris, il libro di Donatella Balani, docente emerita di storia moderna all'Università di Torino, Per terra e per mare, viaggio tra le terre di frontiera. Alla presentazione del libro, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la Fondazione Firpo e il Centro Gianni Oberto, sono intervenuti con l'autrice i docenti Dino Carpanetto, Giansavino Penevidari e Claudio Rosso. Gli aspetti più interessanti della mia ricerca sono stati quelli relativi alle ragioni che hanno determinato lo sviluppo di un forte contrabbando ai confini tra la Francia e il Piemonte. E non mi sono limitata quindi a esaminare la natura di questo contrabbando, ma anche a prendere in considerazione alcune figure particolarmente significative di contrabbandieri, banditi, briganti che infestavano le aree di confine.